Buona domenica. Dunque, secondo i sondaggi il Movimento 5 Stelle sarebbe in ripresa. I sondaggi, come sapete, non vanno sempre presi per oro colato, però è certo importante questa domenica capire che posizioni intende prendere il movimento di Beppe Grillo e di Casaleggio su temi che necessitano di risposte concrete, dal tema immigrazione alla legge con la quale gli italiani dovranno decidere da chi farsi rappresentare, la legge elettorale, l'Italicum, fino a questa questione complessa che è questa mattina su tutti i quotidiani, e vale a dire la questione dei derivati sottoscritti dal Ministero del Tesoro in vari anni, l'ultimo pochi mesi fa, che avrebbe creato un buco piuttosto consistente nei nostri conti. Dunque, di tutto questo parleremo questa domenica con Alessandro Di Battista del Movimento 5 Stelle. Prima, come sempre, la scheda di Lorenzo Gaggi. Classe 1978, nato a Roma, Alessandro Di Battista è un deputato del Movimento 5 Stelle alla sua prima legislatura. Dopo il master in tutela dei diritti umani, ha girato in lungo e in largo il Sud America, facendosi le ossa nel mondo della cooperazione e del sostegno alle popolazioni povere dei paesi in via di sviluppo. Nel 2008 l'avvio della collaborazione con Beppe Grillo, oggi è una delle figure più note del movimento. Di recente ha detto: servono leggi contro chi sugli immigrati ci campa, serve il sequestro dei terreni dove gli immigrati lavorano in nero. L'ipocrisia perbenista uccide questo paese più dei corrotti e dei ladri. Buona domenica Alessandro Di Battista. Prima di occuparci di cose nostre italiane, lei da cooperante è mai stato in Nepal? Ci sono stato l'estate scorsa, non da cooperante, ma sono andato a fare un po' trekking e sono stato e ho visto le condizioni di vita drammatiche di quella popolazione e anche come sono le case, per cui immagino che ci sia stato un disastro incredibile. È chiaro che avendo conosciuto quella realtà, insomma, la sua partecipazione è un po' più vera, autentica di quanto non possa succedere. Ma come in tutti i disastri, del mondo. Mm. A proposito invece di cose di casa nostra, il 25 aprile è una data che ieri tutti, a cominciare dal Presidente Mattarella, hanno voluto ricordare. Abbiamo visto bambini cantare Bella Ciao, sono curiosa di sapere se lei l'ha mai cantata. Sì, l'ho cantata Bella Ciao. E le piace? Sì, è una bella canzone, insomma, è stato soprattutto una canzone che ricorda un momento anche di ribellione sana, di un popolo che ha cacciato via degli invasori. Certamente sarebbe opportuno pensare che la liberazione dovrebbe esserci quotidianamente, soprattutto oggi, perché gli invasori ci sono anche oggi, magari si nascondono meglio, girano in giacca e cravatta, ma sono invasori. Beh, sono le banche straniere, sono gli istituti finanziari, è questa Europa che è buona soltanto a chiederti quattrini e mai a darti una mano a risolvere delle questioni che lei stessa crea. Di banche straniere parleremo tra poco quando le chiederò la sua opinione sulla questione derivati. Vorrei restare ancora due secondi, perché mi piacerebbe passarcene anche di più, ma su questa data, il 25 aprile. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha detto che è anche una lotta contro la corruzione, perché questo elemento corrompe non soltanto creando dei danni economici, ma corrompe l'animo stesso degli italiani. Assolutamente. Io ho apprezzato molto le parole del Presidente Mattarella alla Camera durante il discorso insediamento e ho apprezzato che ieri durante questa giornata così importante abbia parlato di corruzione. Corrompere, i cittadini devono sapere che significa, proprio l'etimologia, significa rompere in tanti pezzi. La corruzione in Italia ha rotto in tanti pezzi lo Stato sociale, la sanità pubblica, e anche per colpa della corruzione se si aspettano mesi per trovare un posto letto in ospedale, ci sono magari dei malati che muoiono in attesa di un posto letto, è per la corruzione che crollano le scuole, è per la corruzione che le strade sono distrutte, è per la corruzione che l'Expo è stato commissariato, è per la corruzione che grandi opere sono state infiltrate dai gruppi criminali. Magari ci sono italiani che pensano che ottenendo un piccolo vantaggio gli conviene tenere il sistema così com'è. C'è una parte di italiano che ha assuefatto a questi drammi e pensa che tutti rubano, invece non tutti rubano, ci sono anche forze politiche come il Movimento 5 Stelle che si tagliano gli stipendi. Io ieri ho fatto i conti, ho restituito in 2 anni di legislatura 128.000 euro, non sono spiccioli, neanche come sostiene qualche giornalista che mi ha intervistato, atti simbolici. Sono quattrini che noi destiniamo alle piccole e medie imprese e se lo facessero tutti i politici in Italia e nelle regioni sarebbero centinaia di milioni di euro all'anno.
e poi non trovano 48 milioni di euro per gli alluvionati della Sardegna o del Gargano. Insomma, cerchiamo di guardare i fenomeni nella complessità e di capire che la corruzione, per noi anche assieme all'euro, assieme alla svendita nei confronti delle banche e degli istituti finanziari stranieri, rappresenta il dramma dell'Italia, e se lo dice il Presidente della Repubblica siamo contenti. Ieri mi ha anche colpito che un gruppo di sedicenti filo palestinesi si sia messo a gridare nel corteo a Milano contro i rappresentanti della brigata ebraica, si sia messo a gridare assassini. Lei non trova che sia un gesto, oltre che da condannare, anche assolutamente incomprensibile? Beh, io considero tanti gesti da condannare incomprensibili, anche gli insediamenti illegali che Israele fa in Palestina, il fatto che l'Italia non abbia riconosciuto in realtà l'esistenza di uno Stato palestinese, da condannare i razzi che sparano da Gaza verso Israele. Insomma, è l'esempio di ieri, è quello di un fallimento totale dell'esistenza di pacifica in una realtà insomma, che è stata lei drammatica. Capisce chi ieri ha dato degli assassini? Io non conosco bene la questione, non ho sentito neanche le parole, per cui non commento quello che non ho ascoltato, perché altrimenti qua sei strumentalizzato se commenti. Sto dicendo che per quanto riguarda il dramma della Palestina, il governo israeliano ha le sue responsabilità, non il popolo israeliano, perché esiste anche una forte opposizione in Israele, Cioè ci stanno tanti cittadini israeliani che hanno il diritto di vivere in pace, in uno stato sicuro, e che non condividono minimamente poi le politiche del presidente Netanyahu. Dico che certamente rispetto a Gaza e a quella prigione a cielo aperto le responsabilità del governo israeliano sono molto molto grandi. Sono costretta a tornare su temi che ci riguardano da vicino, ma certo meriterebbe l'intera puntata quello che lei ha detto, ma spero che ci sia occasione di tornarci. Per quanto riguarda invece le cose di casa nostra, questa è la settimana dell'Italicum. Questa mattina il Corriere della Sera riferisce un sondaggio di Pagnoncelli secondo il quale un italiano su due sarebbe, almeno tra quelli intervistati ovviamente, sarebbe contro l'Italicum. In particolare il 62% boccia il fatto che ci siano i capilista bloccati in 100 collegi e al 47% non piace che gli elettori non possano esprimere preferenze per i capilista. In un'intervista ad Avvenire invece la vice segretaria del Partito Democratico Deborah Serracchiani dice no, l'Italicum deve passare, ce lo chiede la gente. Chi ha ragione? Il sondaggio del Corriere della Sera o Serracchiani che dice che l'Italicum glielo chiede la gente? Ma con 1,5 milioni di bambini oggi in Italia che vivono sotto la soglia di povertà, con 9 milioni di poveri, con i morti nella terra dei fuochi, con la corruzione che si è infilata dovunque, con la distruzione della scuola pubblica e della sanità pubblica, la priorità di questo paese è l'Italicum? Il fatto che politici si scannino, soprattutto all'interno del Partito Democratico, o fanno finta di scannarsi, solo su una legge elettorale ci fa capire che quello che gli interessa sono le regole per essere rieletti, ovvero per mantenere quei posti di lavoro tra l'altro strapagati a 12, 13, 14 mila euro al mese. Perché lei dice fanno finta? Perché lei pensa che Bersani stia facendo finta, sia d'accordo con Renzi? È un gioco delle parti. Penso che se davvero loro dichiarano che l'Italicum è antidemocratico, un fascismo 2.0, distruggerà la democrazia, oggi ho letto un'intervista della Bindi veramente al veleno nei confronti di Renzi, e poi hanno accettato supinamente, passivamente di essere sostituiti in Commissione Affari Costituzionali quando potevano dire fermi. Noi abbiamo il nostro diritto costituzionale di esprimere le nostre opinioni in Commissione Affari Costituzionali e tu non ti puoi permettere di cacciarci. Lo potevano fare, non l'hanno fatto. Se non l'hanno fatto perché evidentemente hanno abbassato la testa. Io non mi fido di questa gente. Se tu pensi che l'Italicum assieme alle riforme costituzionali toglierà democrazia e permetterà di nuovo un Parlamento di nominati, e cittadini devono sapere che se ci sono i nominati ci sono anche gli infiltrati del crimine organizzato, perché spesso le persone che portano pacchetti di voti in tanti territori, e non soltanto al sud, anche al nord, perché l'inchiesta Emilia ci fa capire che l'andrangheta si è infiltrata anche nella regione rossa dell'Emilia Romagna, le persone che portano pacchetti di voti sono anche le persone magari spesso più connesse al crimine organizzato. Per cui non è un caso che all'interno dell'attuale Parlamento ci sia l'autista del fondatore della nuova Camorra organizzato, ci sia stato Galan o Francantonio Genovese del PD che abbiamo votato per il loro arresto, non sarà un caso se con una legge che non permetterà ai cittadini di votare ma di creare un Parlamento di nominati continueranno ad entrare magari persone molto molto vicine al crimine organizzato. Ma lei non ha il sospetto che questa legge, l'Italicum, favorisca anche voi del Movimento 5 Stelle? C'è chi dice che così
alla fine si arriverà al ballottaggio tra Movimento 5 Stelle e PD e quindi sostanzialmente a voi fa comodo. Quindi anche voi forse potreste essere sospettati di fare un'opposizione di pura rappresentanza. Beh, noi gli emendamenti per cambiare li abbiamo presentati. Le dico questa cosa, io sono... Sì, io però le faccio un'altra domanda. Certo. Se Matteo Renzi decidesse, come pare, no, di rinviare la discussione di questa settimana e arrivare a maggio, quando i tempi saranno contingentati, voi non potrete fare ostruzionismo e quindi a quel punto che fate? Vi arrendete? Beh, se lui metterà la fiducia, già in pratica se metti la fiducia, sono questioni tecniche, tu non permetti alle opposizioni di presentare gli emendamenti di modifica ad una legge. Io ricordo sempre che l'attuale Parlamento è abusivo dal punto di vista incostituzionale, in quanto è stato eletto, soprattutto alla Camera, da una legge elettorale incostituzionale. Cioè noi del 5 Stelle abbiamo preso più voti del PD, solo il PD ha più parlamentari, una maggioranza schiacciante per un premio di maggioranza incostituzionale. Io però le devo dire che io sono un parlamentare del Movimento, un portavoce dei cittadini pro tempore. Ora io sto in Parlamento, uscirò e tornerò nella società vera. Non mi ha risposto. Le ho chiesto se non farete ostruzionismo perché magari si rinvia il tutto a maggio con i tempi contingentati. Che farete? Lei mi ha detto che l'Italicum lo considera una legge assolutamente, certo, da contrastare. Quindi che cosa farà il Movimento 5 Stelle per contrastarla? Beh, noi anche per salvare la Costituzione abbiamo fatto dei gesti che poi molti hanno condannato, cioè siamo saliti sui tetti per accendere dei fari sulla violazione e sulle violenze nei confronti della Costituzione. Noi il 9 maggio saremo in marcia per marciare a favore di un reddito di dignità in contrasto della povertà. Cioè noi abbiamo sempre utilizzato e continueremo a utilizzarle per rispondere alla domanda, e lo faremo, delle mosse, delle azioni extraparlamentari, perché oggi il Parlamento è totalmente esautorato e se all'interno del Parlamento non c'è libertà, e lo dimostra il fatto che cacciano i dissidenti del Partito Democratico Renzi, noi dobbiamo fare delle azioni al di fuori del Parlamento. Il Paese lo cambia l'opinione pubblica, è un popolo che si solleva e che democraticamente protesta, però che scende in piazza. Lupi non era indagato, eppure l'abbiamo costretto alle dimissioni grazie a un'opposizione durissima all'interno del Parlamento e grazie all'opinione pubblica che si è resa conto delle schifezze, delle porcate, delle responsabilità di Lupi rispetto a tutta l'inchiesta sistema, cioè gente che hanno arrestato. Siete stati voi a ottenere le dimissioni di Lupi? L'ha ottenuta l'opinione pubblica. Non è stata una decisione del governo e del Presidente del Consiglio. Che un Paese funziona quando un governo viene messo alle strette da un'opposizione. Se noi presentiamo mozioni di sfiducia a Lupi, se noi come 5 Stelle denunciamo in casa 9 mesi prima dell'arresto, se noi organizziamo appunto un sistema di informazione dell'opinione pubblica che si arrabbia anche grazie ai giornali che hanno pubblicato delle intercettazioni che dovevano essere pubblicate, perché io voglio sapere se il figlio di Lupi riceve Rolex da persone poi arrestate, non si tratta i sottosegretari che sono indagati, però sono noi stiamo facendo opposizione, chiediamo per esempio la Barraccio, che lei evidentemente conosce. È stata da poco, il PM ha richiesto rinvio a giudizio, il sottosegretario Barraccio di Renzi è una che sembrerebbe si è fatta rimborsare 33.000 euro di benzina alla regione Sardegna, ci sarebbe potuta arrivare sulla luna con quei soldi della benzina. Torniamo. Però l'opposizione funziona così in un paese democratico, noi ci opponiamo, insistiamo e otteniamo dei risultati, le dimissioni di Lupi sono risultati dei cittadini italiani e dell'opposizione del Movimento 5 Stelle. Mi faccia capire che cosa si prevede come scenario, o almeno come prevedete voi questo scenario. Renzi dice o passa l'Italicum o si va a votare. Gli risponde Pippo Civati e dice esattamente il contrario, appena passa l'Italicum Renzi ci porterà a votare. In Forza Italia c'è chi già prevede che Verdini porterà una ventina di parlamentari di Forza Italia a votare per l'Italicum. In tutta questa confusione e mescolarsi di ruoli, lei che previsioni fa? Non voglio essere scortese, poi lei mi dice che non le risponde alle domande. Io sono entrato in Parlamento per portare delle idee, per combattere, per rendere questo paese un paese normale, dove i poliziotti difendono i cittadini dai ladri e non i ladri dai poliziotti, dove la gente non si ammazza per ragioni economiche. E io francamente nei teatrini, venti qua, verdiniani, Civati, che cosa ha detto, sono 3 anni che questi parlano, io non commento quello che dicono. La legge elettorale... No, non le sto chiedendo cosa commenta, che cosa succederà secondo lei? Non ne ho idea. Secondo me il Partito Democratico non ha una vera e propria opposizione interna, perché se avessero voluto opporre
opporsi all'Italicum avrebbero avuto decine e decine di occasioni e avrebbero potuto rifiutare la sostituzione in Commissione Affari Costituzionali. Invece sono stati zitti, hanno abbassato perché la testa e l'hanno accettata. Siete contro il voto segreto sull'Italicum? Perché noi vogliamo che i parlamentari si prendano le responsabilità. Da sempre noi siamo contrari al voto segreto. Il voto segreto spesso ha fregato i cittadini, cioè in TV i politici dicevano noi siamo a favore dell'arresto di dell'Utri, ipotesi o di Cosentino, e poi segretamente nell'aula hanno votato contro. Loro siamo pagati per metterci la faccia e per avere il coraggio di dire io se penso che l'Italicum, le riforme costituzionali o il Jobs Act che produce essenzialmente licenziamenti facili o lo Sblocca Italia di Renzi che permette le trivellazioni facili, sono leggi porcate, io ci metto la faccia, alzo la mia testa e voto contro. Di Jobs Act parleremo tra un minuto, comunque le segnalo che ci sono stati 92.000 posti di lavoro in più a marzo e queste sono posti cifre. Di lavoro o contratti? Risponda, insomma, faccio una domanda. Sono due cose un po' diverse, perché magari sono stati stabilizzati i contratti che in realtà non sono a tempo indeterminato, perché il Jobs Act crea essenzialmente la monetizzazione di un diritto del lavoro. Conosco questa obiezione, però le dico che gli imprenditori con i quali parlo, anche i piccoli imprenditori, stanno facendo delle assunzioni. Io sono contento se le cose vanno bene, cioè intendiamoci, io se alcune cose vanno bene e se Renzi fa delle cose buone, io sono contento. Non è che io vado contro Renzi a prescindere, ma magari facesse delle cose buone, ma magari facesse parliamo una legge di immigrazione, parliamo di immigrazione. Come giudica il risultato dell'incontro che c'è stato a Bruxelles, quello che ha triplicato gli investimenti su Triton? Perché Renzi è andato, gli immigrati sbarcano tutti i giorni anche. Renzi è andato a Bruxelles a chiedere due cose. Le quote di divisione migranti e rifugiati per i paesi europei, proposta del Movimento 5 Stelle, mozione approvata il 18 dicembre, prima firma Maglio Di Stefano alla Camera, e non le ha ottenute. Anzi, la Merkel gli ha detto il regolamento resta quello in vigore, ovvero il regolamento di Dublino 3, un regolamento che in sostanza obbliga il primo paese che riceve un immigrato a curarne le pratiche di richiesta di asilo. Certo, Cameron ha precisato con tutta nettezza che lui gli immigrati non li vogliamo. Certo. Tra l'altro David Cameron è in campagna elettorale e quindi prende anche queste posizioni. L'altra era una missione militare per distruggere i barconi con i droni, ci siamo resi conto ultimamente che i droni fanno anche danni, cioè uccidono, i famosi danni collaterali, cioè è rimasto un nostro connazionale morto, lo porto. Ecco, quindi Renzi politicamente non ha ottenuto nulla. La sensazione che si ha da cittadino italiano è sempre di non contare nulla a livello europeo da 20 anni, a livello proprio internazionale, politica internazionale. La sensazione è che se Marò, anziché Marò, si chiamassero Marines, già starebbero a casa loro. Che se il CERMIS non l'avessero fatto gli Stati Uniti d'America o ci fosse stato un'altra parte, sarebbero stati giudicati minuti. In Italia. C'è la sensazione di non contare nulla e questo purtroppo Renzi fa grossi sorrisi e pacche sulle spalle da Obama, ma che ha ottenuto rispetto alla Libia? Lei ha parlato di Giovanni Loporto, il cooperante. Cooperante com'era lei. C'è stata questa comunicazione un po' poco chiara perché Obama si è assunto la responsabilità della cosa, ma non si capisce se lui ne fosse al corrente quando Matteo Renzi è stato ricevuto alla Casa Bianca oppure no. Non c'era ancora la certezza, è stato detto, che il corpo ritrovato fosse proprio quello del cooperante Loporto. Che idea si è fatta? Io ripeto, da cittadino italiano mi sento indignato di venire a sapere della morte di un mio connazionale da una nota stampa o da un capo di Stato di un paese estero. Io non so quello che si sono detti Renzi e Obama, probabilmente hanno parlato di F-35, dell'acquisto dei 90 cacciabombardieri che non saranno dimezzati, ma saranno sempre 90, questo vuole il governo. Dico che appunto mi indigna questa mancanza di informazione, vorrei capire se i servizi segreti italiani sapessero qualcosa, lo chiederemo martedì, perché il presidente Mattarella durante il discorso di presentazione alle Camere, durante l'insediamento, ha parlato di Loporto dicendo sì. auspichiamo la sua liberazione. Dalle informazioni che abbiamo oggi, il Presidente ha chiesto la liberazione di un cittadino che era già morto in quel momento perché era stato ucciso nel blitz del 14 dicembre. Cioè è davvero avvilente. Lei dice magari qualcuno sapeva e non gliel'ha comunicato. Certamente il Presidente della Repubblica non lo sapeva, quindi il Quirinale non sapeva nulla. Vorrei capire se i servizi segreti sapessero, se gli italiani erano a conoscenza del blitz con il drone che hanno fatto gli americani al confine con il Pakistan. Se i servizi italiani lo sapevano. Sì, e poi mi fa ridire una cosa sull'immigrazione. Senz'altro, prima le chiedo una cosa. L'aula semivuota davanti alla quale ha parlato il Ministro Gentiloni, c'erano una quarantina di deputati, voi quanti eravate? Credo 8, io ero presente in aula.
Io ho parlato però con... non c'era Riccardo Fraccaro, che aveva chiesto al governo di presentarsi con urgenza, ma quel giorno però se ne stava a casa sua a Trento. Penso che stesse come sempre lavorando anche alla campagna elettorale. C'è da dire che il collega Fraccaro, come tutti noi, avevamo chiesto l'intervento del presidente Renzi, cioè una questione così importante. Era Renzi che parlava con Obama e ci mandano il ministro Gentiloni che non era con Obama. Anche questa è stata una mancanza di rispetto nei confronti del Parlamento, quindi fermo restando che io poi in aula ero, perché sono andato appunto ad ascoltare le parole di Gentiloni, non le nego che qualora avessi avuto, e non ce l'ho avuto, venerdì mattina un impegno a sostegno, come fa Luigi Di Maio, degli operai dell'Indesit, io avrei preferito stare con gli operai dell'Indesit. Aggiunga e ascoltare Gentiloni. Aggiunga la cosa che voleva dire sull'immigrazione, perché siamo quasi in chiusura, è una domanda. A noi ci hanno dato importante. Dei razzisti perché chiedevamo la gestione logica dei flussi migratori. A Beppe Grillo per le sue dichiarazioni l'hanno ammazzato. Stampa di regime. Noi chiedevamo cose concrete, ovvero appunto le quote per i paesi, l'istituzione di un'agenzia che valuta le richieste direttamente in loco. Quindi è un problema estremo e non c'entra il razzismo e la xenofobia, lo cavalca la Lega, un partito che si è preso milioni di euro di rimborsi come gli altri. Le dico però, e questo lo dico ai cittadini italiani, che se la stessa intolleranza che molti italiani nutrono nei confronti del diverso, dello straniero, la nutrissero nei confronti del politico ladro, questo sarebbe il paese più bello del mondo. Quindi le cose che hanno scritto contro Gianni Morandi l'hanno colpita? Beh, assolutamente, assolutamente. Perché capisco anche che in un momento... Che cosa vuole dire Gianni Morandi? Approfittiamone. Insomma, io non lo conosco, ma è una persona che mi sta molto simpatica e ho anche apprezzato il suo garbo con il quale ha risposto commento su commento. Si è comportato da signore. Le volevo dire che il livello di xenofobia e di razzismo e di intolleranza nei confronti del diverso aumenta con le crisi economiche. Per quello il reddito di cittadinanza è opportuno approvare il prima possibile, è una vera e propria manovra economica, 780 euro a persona, un reddito di dignità che non ha lavoro. Perché se crollano le condizioni economiche dei cittadini italiani, è evidente che aumenterà il razzismo e la xenofobia, perché si ha bisogno di un nemico. Ecco, il nemico non sono gli stranieri, fermo restando che i flussi migratori vanno controllati. Il nemico sono i corrotti, i politici ladri e persone che speculano sui nostri derivati e che ci fanno perdere miliardi allora, di euro. Allora, a proposito di derivati, ammontano a quasi 37 miliardi di euro. Sia il governo Monti che questo governo hanno sottoscritto i contratti con varie banche straniere e questo aveva l'effetto di tenere basso lo spread. Purtroppo ci siamo accorti che ci abbiamo rimesso. Non tutti i paesi ci hanno rimesso, ma l'Italia sì. E l'Italia, ho letto delle statistiche, ha fatto una bella inchiesta a Bekis appunto sul Libero, tra l'altro un giornalista che io stimo. Siamo in chiusura, veramente. Sì, le dicevo che fare operazioni speculative è come scommettere. I governi, Monti e Renzi, scommettono come fanno le persone disperate con le slot machine nei bar in Italia. Sono disperati, quindi scommettono, quattrini. Solo che mentre nei bar scommettono i soldi loro, queste persone disgraziate, Renzi e Monti scommettono con i soldi nostri. Secondo lei è accettabile che un paese con i quattrini pubblici, con il denaro pubblico, possa scommettere su titoli tossici? No. Infatti quale ci stiamo sarà perdendo. La vostra risposta? Noi abbiamo fatto 3 accessi agli atti, il mio collega Pisano, Alessio Villarosa e Daniele Pesco, al Ministero dell'Economia e della Finanza per vedere a quanto ammontano i titoli di Stato e i derivati, e ci hanno risposto che sono informazioni sensibili che se verranno divulgate potrebbero mettere a rischio l'andamento dei mercati. Cioè, con la scusa dei mercati privano i cittadini italiani, nello specifico anche dei parlamentari del Movimento 5 Stelle, di venire a conoscenza del numero di derivati. Ne ha parlato Maria Cannata direttamente, quindi in una audizione pubblica, e la cosa, non dando tutti le informazioni. E la cosa comunque in questo momento è oggetto di inchieste giornalistiche non e anche solo. Della Procura. Grazie Alessandro Di Battista, grazie a voi che ci avete seguito, ci vediamo come sempre domenica prossima. Questa è Sky TG24 HD.